Senza barcode, speciale elezioni 2013, sempre con Libera TV. Siamo all'Hotel Bolivar, una seconda candidata in Groia, Nunziata Monello. Ciao Nunziata. Ciao, sono Nunziata Monello, candidata al Senato per il Lazio con la lista in Groia. Sono un avvocato e vengo dalla società civile. Mi occupo prevalentemente di separazione e divorzi. Separazione e divorzi, il cuore di Senza Barcode è il diritto di famiglia. Nasciamo proprio sulla scia del divorzio breve, a ottobre tutte le mobilitazioni della LID. Ti chiediamo la tua opinione sul divorzio breve. La mia opinione è favorevole perché in un certo senso la società odierna ormai ha raggiunto certi livelli di intollerabilità di convivenza, per cui una volta che il rapporto matrimoniale è naufragato con la separazione, difficilmente si riesce a recuperare. I casi in cui si recupera sono veramente molto pochi e rarissimi. E quindi spesso si vengono a creare delle situazioni molto difficili, perché entrambe già prima della separazione hanno altri rapporti sentimentali, e andare a regolarizzare queste situazioni è estremamente importante. Tuttavia, mentre sono pienamente d'accordo per un divorzio brevissimo in assenza di figli, un pochino più di riflessione la lascerei per le coppie coniugate con figli. Questa è una riflessione che io ho già sentito noi come Senza Barcode. Non le pare però che in una coppia che è conflittuale, quindi come abbiamo visto esistono situazioni in cui convivere è impossibile, una coppia conflittuale con all'interno dei figli, non sarebbe il caso proprio di ridurre ancora più i tempi proprio dove ci sono i figli? Il problema non è tanto il fatto di ridurre i tempi della separazione e per divenire a un divorzio, perché spesso per raggiungere degli accordi per il divorzio ci vogliono addirittura anni. Il problema, secondo me, è quello di assistere la coppia dopo la separazione, assisterla o con una mediazione che sia effettivamente efficace, degli psicologi, degli assistenti sociali che siano all'altezza della situazione, o altrimenti la litigiosità continuerà sempre e comunque, e il divorzio di per sé è un momento conflittuale, perché contrariamente alla separazione che non chiude ogni rapporto, il divorzio lo chiude. I due coniugi dopo il divorzio non sono più marito e moglie, e quindi proprio per questo motivo ci sono interessi economici da tutelare, oltre che gli interessi affettivi e patrimoniali dei figli. Mi viene da chiederle, i conflitti nelle separazioni nel 90% dei casi hanno un risvolto economico? Il problema è quasi sempre economico, a chi dare il bene e i mantenimenti. Il mantenimento diretto ai figli, lei come lo vede? Personalmente non lo vedo molto positivamente quando il figlio convive con uno dei due genitori. Lo considero un momento di mancanza di dignità del coniuge con cui il figlio convive, in quanto normalmente tutte le spese di gestione della famiglia, dall'affitto della casa al mutuo, ai consumi, al vitto, alle spese universitarie, fanno carico ai genitori, per cui dare in mano direttamente la gestione, se il figlio convive con uno dei genitori, e la gestione della somma, mi sembra come mortificare il coniuge con cui il genitore con cui il figlio convive. Viceversa, se il figlio è assolutamente autonomo, oppure anche se studia, vive e comunque lontano da uno dei due genitori, considero un atto di grande responsabilità da parte dei genitori consentire al figlio di autogestirsi.
Le faccio ora una domanda per quanto riguarda la PAS, la sindrome di alienazione genitoriale, chiamata anche brainwashing, o comunque la strumentalizzazione del figlio da parte di uno o l'altro genitore per allontanarlo appunto dalla madre o dal padre. Ci sono fonti di pensiero, c'è chi segue Gardner e dice la PAS esiste, c'è chi lo addita dicendo era un pedofilo, era una persona che ha dato una diagnosi su carta straccia, quindi non esiste la PAS. La sua idea? Questo è un tasto molto doloroso, perché in effetti il tentativo da parte del coniuge cosiddetto affidatario del minore di strumentalizzare il minore ai fini economici nei confronti dell'altro coniuge esiste ed è sempre esistito, ancora prima che in Italia si parlasse di PAS. Lo dico perché ho 40 anni di esperienza come avvocato e personalmente non l'ho mai consentito ai miei clienti e ho sempre spiegato loro che è molto più importante per un figlio, anzi è un diritto del figlio avere il padre e non è un dovere del padre avere il figlio, a parte che ritengo che sia un diritto e un dovere del padre occuparsi del figlio, ma quando ci sono stati questi tentativi sono sempre riuscita a convincere il mio assistito o la mia assistita che questi atti in danno del figlio, ripeto, non servivano. Per quanto riguarda la PAS, che è sicuramente una espressione nuova, devo dire che mi sono professionalmente ho avuto qualche esperienza di questo tipo e onestamente ne ho tratto la convinzione che può esistere in linea teorica come problema, però a volte viene anche molto amplificato da gente non sempre altamente qualificata che frequenta i tribunali, sia esse ordinari che quelle dei minori, soprattutto il tribunale dei minori, dove io ritengo che effettivamente ci siano dei problemi. Io sono perché si è istituito il tribunale della famiglia unico, perché ci siano criteri unici nel decidere nel decidere nei confronti dei minori, perché assistiamo a una differenza enorme di trattamento davanti al tribunale dei minori e davanti al tribunale ordinario e questo non sempre giova al minore e non giova ai rapporti fra i genitori. In particolare normalmente il tribunale dei minori si occupa delle coppie di fatto, mentre il tribunale ordinario si occupa delle coppie regolarmente sposate. Presso il tribunale dei minori forse perché è costretto a occuparsi anche di un altro problema abbastanza grave, che è quello dell'esercizio della potestà del figlio e eventualmente della decadenza della patria potestà nei confronti del figlio quando ci sono atti pregiudizievoli per il minore da parte di entrambi i genitori e quindi sono abituati a guardare con maggior rigore a delle situazioni, a volte si guarda con estremo rigore anche a situazioni molto più semplici. Viceversa, davanti al tribunale ordinario i rapporti fra i genitori e i figli viene visto in maniera molto più lieve e a volte anche sottovalutando certe problematiche che viceversa andrebbero valutate anche sotto il profilo della decadenza della potestà genitoriale. Grazie a Annunziata Monello, quindi anche su di lei una finestra aperta. Da Gianni Colassone in regia e Sheila Bob al microfono.